Ciao! Ciao amici. È uscita la Bali, che bello la Bali. Torno io dalla gita e porto buone notizie. Affanculo. Merda, ho sbagliato intro. In poche parole, Paco è l'annunciatore delle disgrazie. Che bello, il profeta delle brutte cose. Bravissimo. Allora, la balista è già uscita da 2 giorni, andrà in vigore esattamente oggi, visto che il video è uscito oggi. E nulla, immagino la sappiate già, però noi ve la riportiamo e vi diciamo anche le nostre impressioni. Insomma, è il solito video dell'Ezo del cazzo in cui il tizio parla e dice le cose. Solo che siamo in due. Quindi doppia stupidità. Allora, partiamo dalla prima, anzi dalle prime due, direi che sono due carte dello stesso archetipo che comunque erano già state toccate nella banlist provvisoria, ovvero Damage Juggler e Plush Fire. Che dire, ban meritato direi. Direi fin troppo, ma non persisto a commentarle visto Esatto, che erano ormai già uscite nella provvisoria. esatto, hanno già ricevuto abbastanza commenti, eccetera, eccetera. Io continuo a dire che va benissimo. Poi Chicken Game, tra le bandite. C'era anche Tolemaio, però Sì, l'ho vabbè, messo stesso discorso. nell'extra, è sempre stesso discorso. Anzi, va bene, ci faccio un discorso a parte subito dopo. Torniamo a Chicken Ray, Chicken Game, scusate. Cazzo, Yu-Gi-Oh! Pro che non aggiorna le immagini. Nulla da dire, era una carta che già non mi piaceva quando l'hanno annunciata, non l'ho mai usata nei miei mazzi. Sì, non l'ho mai usata nei miei mazzi. Effettivamente è una carta utile, però è un 50-50 Più che che... altro è sgrava, la puoi searchare, è praticamente un'upstart searchabile che ti dà una consistenza pesante al mazzo. Senza contare che se hai meno life points del tuo avversario, o si libera della Chicken Game, o pagando, oppure distruggendola, come cazzo volete, oppure non fa danno, semplicemente. Ma a parte questo, i mazzi che si possono permettere a te non giocheranno sicuramente 3 terraforming. Ma più che E tre altro... terraform aspetta, tre terraforming, tre chicken, più due o tre copie da terreno, più magari gli upstart. Praticamente si smistano il mazzo troppo. Ma guarda, a me è capitato di vedere giocatori, no? Essere sull'orlo della vittoria, poi dimenticarsi di Chicken Game e rimanere lì. Lì è comunque una disattenzione, però comunque capisci che è una carta che ne sa. Ed è stato Ricordiamoci. giusto Ma toccarla. l'han bannata perché fa fare anche FTK a FTK, volte. che è una cosa che odio assolutamente. Grazie Monarch, sempre per tornare in discorso. Stesso discorso per Upstart, eh. Però ci torniamo tra poco. Più che altro che Chicken Game al cimitero la puoi rimuovere da pseudospazio e quindi pseudospazio diventa un'altra Chicken Game. Esattamente. Poi abbiamo Wavering Eyes, che Quindi dire. ce Io l'aspettavamo. me l'aspettavo che lo toccassero. Ban no, limitata sì, perché effettivamente è una carta che soprattutto nei mirror match Pendulum fa vincere le partite. Ma anche se non sia in mirror match, mi è capitato al VCQ di giocarmela contro Performapal, se avevano questa e la bellissima Face Off equivaleva a ammassare direttamente, parte due volte. Così, grazie al cazzo, come ti ribalto la vita? Boh. L'han fatto sia per indebolire il Dracopal, sia per indebolire il Magician. Io sono un Magician player e adesso avrò meno partenze potenti, uno perché non ho più la Chicken e anche perché ho il Wisdom è limitato, ma ne parleremo dopo. Insomma, Wavering Eyes era una carta fortissima. Probabilmente Konami non l'aveva pensata per questo utilizzo, però anche con i Dracopal sei Performapal poi ci ha fatto la solita cazzata e ha dovuto riparare limitandoli come l'Aster Pendulum, la Monkey Board, lo Skullcrobat, che comunque già prima lo rallentavano, eh. Però
Le carte ancora più sbagliate da togliere in partenza, secondo me, sarebbero dovute essere subito Wavering Eyes e la Face Off, perché Face Off equivale a farsi una scala, anche senza la Monkey Board. Poi passiamo alla prossima carta, è il Wisdom Eye Magician che è limitato. Allora, Wisdom Eye in sé non è una carta potentissima, il fatto è che l'effetto dice non dà la limitazione del puoi attivarlo una volta per turno. Quindi io posso spaccarmi le scale quante volte voglio per turno e attivare Wisdom Eye quante volte voglio per turno. E questo è un gran vantaggio perché mi riempie l'extra deck di mostri di pendulum che posso spendolare quanto voglio. Quindi sì. La limitazione me l'aspettavo da Magician Player, ma ho già fatto una lista a parte dove gira comunque, quindi. Hanno toccato Norden e se io lo sapevo che l'avrebbero toccato, ma tutti penso se l'aspettassero. Io sinceramente ero un po' tra dai che lo bannano, però forse potrebbe servirmi nei mazzi. Quindi forse averlo limitato non è proprio una brutta cosa. Tanto il 90% dei mazzi che lo usano in monocopia, quindi non è proprio un problema. Non mi aspettavo che lo toccassero adesso perché stanno per uscire. Ops, forse non avrei dovuto dirlo, ma voci di corridoio mi dicono che forse dovrebbero uscire gli altri stronzi, Azathoth, Gnarla, insomma Lovecraft sta per arrivare, a quanto ho capito. Comunque, limitarlo in un meta in cui i ranghi 4 se la giocano come nulla, effettivamente al suo perché, insomma, ci sta, ci sta. Poi, carta che non avrei mai pensato andassero più a toccare, Thousand Eyes Restrict, che non è che adesso riportiamo God Control perché siamo anche nel 2016, però è evocabile di Instant. Quindi non so che cazzo andranno a fare, ma soprattutto perché lei? Perché non vabbè, dai. Adesso non. Ma è figo Thousand Eyes Restrict, su. Sì, E è una faccia con un pene in faccia. tanti begli occhi che osservano. Wow. Ma perché in faccia ce l'ha in fronte proprio? O la faccia è Dettagli. questa? Non me lo ricordo più. Vabbè. Passiamo alle magie, dai, forse è meglio. Draco Face Off a 1. Ci aspettavamo? Felicissimo. Fe guarda, felicissimo, felicissimo. Perché, come ho già detto, è una carta troppo sbagliata. Co senza considerare che stanno uscendo altri supporti e altra roba che effettivamente mi fa venire i brividi. Quindi va benissimo che le abbiano toccate. Va benissimo. Poi Poi, abbiamo Reasoning. Reasoning che, sinceramente, io l'avrei voluta bannata. Perché, no, non mi interessa. Perché già prima andava a sculo ed erano tre. Ed era anche peggio effettivamente, ma Reasoning è una carta che essenzialmente ci va a sculo. Pensateci quando magari avete giocato contro Cosmo. Vabbè, lì sparate 8 perché tanto lo sapete che è quello lì il numero da dire. Però ci sono altri mazzi tipo Infernoid. Ho visto giocarlo in Beh, in Infernoid o dichiari 3 o dichiari 4, perché o becchi Rimane il Lumina o fatto Cartrooper o. che Reasoning va a sculo perché se milli bene hai vinto, se non milli un cazzo rimani nella merda. Fai conto che anche i Super Quantum la giocano. Sì, nella versione che usano tutti si giocava Reasoning a 3. Poi adesso non so come faranno, io la giocavo con i Performapal, però vabbè, il fatto che sia uno rende la cosa meno visibile, cioè nel senso non sarà che ogni turno partono di Reasoning, però da un altro punto di vista sarà ancora più sculata perché essendo limitata hai meno probabilità di vedertela. Se milli pure bene, ti viene voglia di prendere la faccia del tuo avversario e cominciare a strisciarla sul muro più vicino finché non si consuma. Ed effettivamente mi è venuto l'impulso qualche volta, eh. La prossima è Upstart. Questa non ce Porco. l'aspettavamo. Ok. Questa non ce l'aspettavamo affatto. Allora, Certo, l'ha fatto. innanzitutto devo mandare le mie condoglianze a Oban. E a questo punto io vorrei lanciare una teoria. Oban, quando ha brevettato gli Upstart, era ciccione. E adesso è magro.
che la Konami ci voglia dare un segnale. Paco? Diminuiscono gli upstart in base al peso di Oban. Paco? Dimmi. Vaffanculo. No, nulla. Più che altro, un nostro amico ci ha detto, effettivamente Upstart non è una carta banworthy, però fa partire gli FTK e probabilmente hanno bisogno di più tempo per bloccarli. E purtroppo ho visto degli FTK a un regionale della mia città e non è che sia una città conosciutissima a livello nazionale, cioè alla fine li ho visti, c'erano. Per fortuna non hanno fatto quelle grandi top, però c'erano. Io ho visto tutto! Io spero che trovino qualcos'altro da bannare, per esempio perché non hanno toccato la library, perché ancora più di Upstart, library è quella che fa tutto. Perché tutte le magie che ci giocano dentro, vuoi che non peschi? Per ora ci teniamo gli Upstart, io non so cosa mettere al loro posto nei mazzi. Grazie Konami, ti odio anch'io. Passiamo alle semi limitate, ovvero Debris Dragon. Vabbè, non mi cambia la vita, A me sinceramente. non. No, beh, oddio, la potrei giocare in Ritual Beast. Tanto ormai quel mazzo lì tutte le stronzate le ce le devo ficcare. Con Canna Oca 1, con Upstart a 1. Che cos'è? Elder of Darkness, ok, non né caldo né freddo, sinceramente. Poi a 2 teleport. Chi non se l'aspettava dopo la ristampa? Cioè, era uscito in 3 edizioni, tutte e 3 ultra. E una secret e una ultima. Beh, comunque, rarità non inferiore alla ultra. E costavano. Costavano. Cioè, non è che te le regalavano. È uscita nella gold. E sapete, dopo la storia di Vanity, il lezzo lo fiuti proprio. E nulla, mi aspettavo lo toccassero. Per fortuna, non limitato, ma semi-limitato. Che tanto. Non so, io penso a mazzi. Vabbè, Ritual Beast non se lo caga più nessuno. Però io ne giocavo due, quindi non me ne frega niente di quello almeno. Però mazzi come Super Quantum, che ci vive di teleport un altro po', ha una partenza in meno. Mentre invece Cosmo comunque se la gioca bene con Tinkana 3, tutto il resto intoccato. Dovremo aspettare che finiscano le esclusive, che si faccia almeno la fine di quel formato per. Probabilmente vedremo teleporta 1. No, fai conto che con la prossima banlist toccherà Monarca perché avrà già venduto un bel po', quindi possono permettersi di Guarda, a farlo. quanto ho capito anche Upstart e Chicken Game l'hanno toccate per loro perché altrimenti bricherebbero come la merda. E ho visto un sacco di gente giocare Terraforming, Chicken Game, Upstart e Monarch perché così almeno non bricano. Infatti, tutte le volte che ci ho giocato contro si sono salvati pescando effettivamente, non evocando i monarchi, pescando, scullandosi Twin Twister e inculandomi me. Va che secondo me la Chicken torna con i Tyranid appena escono. Non sì, però non penso tornerà a 3, quello è No, a sicuro. 3 no, però. Per le carte che non sono più in lista abbiamo questo che cosa? Dark Magician of Chaos. Io voglio vedere Yu-Gi-Oh! Puppet Show. Dove Dark Magician of Chaos se ne va dalla stanza della ban. Io penso che fossero fatti quando l'ho fatto. Metà di questa banlist l'hanno fatta da fatti. Poi, tragedia. Che Vabbè, cazzo me ne frega a me di chi se ne tragedia? passa la prossima va. Advanced Ritual Art. Era già da tempo che io dicevo, ma quando è che la mettono a 3? Tanto non fa nulla, cioè non è che non faccia nulla. Nessuno si gioca quel mazzo, è un mazzo con potenzialità. Però ora come ora. Ni. E poi abbiamo il Crash Card a 3. Ehi. Vero Bia? Mannaggia. E vabbè. Boh, comunque queste qui sono le carte toccate dalla banlist definitiva, quindi non, i vostri negozianti non hanno scuse, voi Pepe Players andatevene a fare in culo. Sì, ci godo perché vi odio. No, dai, non odio voi, odio il vostro mazzo. Non sono ancora così cattivo. Non dovevi fare un discorso su Infinity prima e Tolemaio? Giusto. Parliamo di Tolomeo, che tutti quanti dicono: ma perché non bannate Infinity e Tolomeo lo lasciate? Perché Infinity è quello sgravo. No. Allora, vi faccio un discorso molto veloce e semplice.
Tolomeo dà accesso a tanti ranghi, o meglio, tanti ranghi, dà a tanti ranghi 5 molto utili, come Volcasauro, Pleiades, altra roba comunque. Tra questi c'è anche Nova, che caso vuole, è di rango 5, perché è un mostro di Cyberdraghi. Infinity è stato progettato per rendere Cyberdrago meno una merda quando si trova nel turno del Loppo, perché nel turno del Loppo perde, e quindi aveva bisogno di qualcosa che lo proteggesse almeno per un effetto. Ok? Ok. Infinity non è stato progettato per un mazzo del genere, per un rank for spam. Ok? Ok. Il problema di Pepe ai tempi non era Infinity in sé, quanto più Rafflesia e Infinity, perché giocare intorno a Infinity non ci vuole nulla. Infinity da solo non è nulla. Forse nel Meta Shuddle era un mostro abbastanza problematico da togliere con poca roba comunque. Ai tempi non è che ci fosse chissà cosa. E adesso c'è di tutto per alzarlo. Da solo, ripeto, non fa nulla. Rafflesia invece gli dà la difesa di cui ha bisogno per stare lì a rompere i coglioni. Ed è per questo che non hanno toccato Infinity, ma hanno toccato Tolomeo. Perché? Perché rende i ranghi 4 ancora più forti di quello che già non siano. Perché i ranghi 4 c'hanno 101, Castle, adesso c'hanno un sacco di roba, Era Flaze, Giant Rafflesia. Adesso c'hanno pure il sercino dei Draco Slayer, c'hanno di tutto, quindi non ha senso indebolire i ranghi 5, che poveracci, sì, faccio l'attention whore in questo caso, non hanno nulla, che tra l'altro poi Nova si dovrebbe fare con i macchina, lasciamo perdere, quindi questa roba qui rende certi rulings di carte vani, come Pleiades per dire, che devi farlo con i mostri luce. Se non ce li hai, ti attacchi al cazzo. Ok? Non ha senso potenziare un certo tipo di mazzo andando a toccare altri mazzi che, volendo, possono giocarsela, ma se gli vai a toccare quella carta in particolare, possono tranquillamente ammassare. Quindi, se ti rode il culo, Pepe Player, vai a farti un bidet.